Igiene Service è un'impresa di servizi ambientali specializzata in deratizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. Guardami ancora, coi tuoi occhi miei, un lago in cui ora specchiarmi vorrei. Dell'anima i cerchi la vita confonde. C'era il pubblico delle grandi occasioni nella saletta della Gran Guardia venerdì pomeriggio per la presentazione del libro di poesie La Valigia, opera prima di Paolo Mancuso, fino ad oggi conosciuta da tutti come donna di politica e istituzioni. Una donna che tutti noi conosciamo, ha commentato presentandolo all'assessore portoferraiese Antonella Giuzio, ma leggendo alcune sue poesie ho scoperto una persona nuova, una donna che nonostante le difficoltà non ha perso la speranza. Ho voluto raccogliere in questo libro le righe che negli ultimi anni hanno accompagnato la mia vita, proprio perché la passione che diciamo fa parte di questa vita, sia professionale che umana, personale, avesse lo spazio che deve. E ho voluto appunto dargli il titolo La Valigia, che è il titolo di una appunto di queste poesie. Una valigia nella quale c'è sicuramente l'esperienza, una valigia nella quale c'è la delusione, una valigia dalla quale deve essere, peraltro sotto tutto quello che oggi diciamo copre i valori più importanti, deve farci ritrovare in fondo quella libertà e quel coraggio, che sono l'unica cosa che possa consentire una vita dignitosa e il recupero di dignità anche all'impegno pubblico. Tra queste poesie ci sono molti riferimenti alla mia isola, un'isola che ho amato nella vita personale, scegliendo un marito, facendo nascere un figlio in questa isola, e che ho amato dal punto di vista dell'impegno pubblico, tentando di dargli quello che era nelle mie capacità, nella mia volontà. Alcuni riferimenti sono al paesaggio, che è una cosa assolutamente congiunta allo spirito, all'animo, al carattere degli abitanti di questa isola, alla sua storia e alla sua identità. In particolare una di queste è dedicata alla miniera, terra per la quale mi sono trovata a lavorare perché avesse dopo anni il giusto riconoscimento di interventi importanti, e terra alla quale mi lega il ricordo dei minatori, della ricorrenza di Santa Barbara, di tutti coloro che hanno dedicato appunto alla storia di Rio Marina, alle tradizioni di Rio Marina, la loro vita.